sui Monte Paschi nel gennaio del 2016 ha detto da Bruno Vespa è un ottimo affare, comprate il Monte non dei Paschi così, di Siena. Gianelli, non segue le fake news. No, non è una fake news, questo è successo. Monte dei Paschi di Siena, però è una banca che oggi, io ho detto al Sole 24 Ore, oggi è un bell'affare, perché a parte oggi è cresciuta di più del 40%, quindi è tornata a dei valori più consoni. La Monte dei Paschi di Siena è una banca che ha attraversato vicissitudini pazzesche, io non voglio parlare del passato, ma oggi è una banca che è risanata. Lo ridirebbe dopo che il titolo ha perso, non lo so, diciamo il 50%. Lo penso tuttora e credo che se ci sarà un investitore internazionale o italiano che vorrà investire sul Monte dei Paschi farà un affare. C'è in scadenza il 22 novembre la sentenza della Corte Europea che dovrebbe riabilitare Berlusconi. Lei si augura che venga riabilitato oppure no? Io mi auguro che Berlusconi sia assolutamente in partita. Io ho tutto l'interesse a che Silvio Berlusconi sia in partita, però decidono i giudici, rispetteremo la sentenza dei giudici. Il 31 luglio, il 1 d'agosto, il 2 d'agosto è arrivata una sentenza definitiva, cioè al terzo grado di giudizio, che ha detto che Berlusconi è colpevole per un reato che fa particolarmente rabbia per un servitore dello Stato, l'evasione fiscale. Berlusconi ritiene che sia stata una sentenza ingiusta. I suoi collaboratori e amici di partito la pensano come lui, altri pensano che sia una sentenza sacrosanta. Il punto vero è che in un qualsiasi paese, quando un leader politico viene condannato con sentenza passata in giudicato, la partita è finita, game over. Francantonio Genovese, che è condannato in primo grado, non in via definitiva, ma in primo grado per, mi pare, 9 anni o qualcosa del genere, quando è uscito di carcere ha lasciato il PD. Ed è andato in Forza Italia. Il figlio di Francantonio Genovese ha preso 17.000 preferenze a Messina. Sono 17.000 preferenze che avremmo preso noi. Io sono fiero e orgoglioso che quelle 17.000 preferenze non siano nel PD. Quanto a Verdini, me lo faccia dire, ha votato le riforme, le avevano votate in prima lettura. Io credo che sia stato un gesto di coerenza votare le riforme. Denis Verdini è stato condannato a 2 anni per concorso in corruzione nell'inchiesta sugli appalti per la ristrutturazione.